Anticipazioni una vita, puntata finale. Enoveva perde la vita. Come ormai si sa da qualche tempo, una vita sta per volgere al termine. I telespettatori dovranno dire addio agli amati abitanti di Acacias 38, ma non prima di un finale che potrebbe sconvolgere tutti. Veronica Sáenz, sceneggiatrice di Una vita, ha dato conferma che l'ultima scena della soap è stata già girata. Ecco che cosa succederà. Nonostante si sapesse ormai da diverso tempo della conclusione di Una vita, in molti hanno sperato che le cose cambiassero. Era infatti possibile che TVE, l'emittente che in Spagna trasmette la soap opera, avesse un ripensamento. È chiaro che ai fan dispiace moltissimo dire addio ad Acacias 38 dopo la conclusione del segreto, entrambe finite per sempre a distanza di poco tempo. Ormai però le speranze non ci sono più, perché nelle ultime ore la sceneggiatrice Veronica Sáenz ha fatto sapere con un post sui social che è stata appena registrata l'ultima scena di Una vita. Con un lungo messaggio e con un'immagine del copione, la Sáenz ha fatto sapere che i protagonisti hanno già registrato la scena finale. Gli attori dovranno lavorare ancora per prendere parte a ulteriori sequenze, ma il gran finale della soap è già deciso. I grandi protagonisti della telenovela hanno manifestato tutto il loro dispiacere, lasciando delle faccine tristi sul post. Veronica ha precisato che in Spagna la soap farà compagnia al pubblico ancora per un po' di tempo. L'addio definitivo, infatti, è previsto per la prima settimana di maggio 2021, in cui andrà in onda la scena finale. Una vita, infatti, si conclude con l'episodio 1483, molto lontano anche in Italia. Nonostante non si conoscano ancora i dettagli della conclusione, la sceneggiatrice Sáenz è stata piuttosto chiara attraverso la sua didascalia. Infatti Veronica ha detto che è stata registrata per l'ultima una scena davvero emozionante. Secondo le ultime anticipazioni spagnole, il fatto che la scena conclusiva sia commovente conferma le ipotesi secondo le quali Una vita si conclude con il decesso di alcuni personaggi importanti. Se così fosse, il finale della soap sembrerebbe essere molto simile a quello del segreto. Tra i personaggi coinvolti ci sarebbero Felipe e Enoveva, ma probabilmente anche Lolita e Ramon. Secondo le indiscrezioni, i colpi di scena non mancheranno. Quella che ormai è una certezza è che ci sarà un personaggio che perderà la vita. Questo potrebbe essere, molto probabilmente, Enoveva. Si tratterebbe di una sorta di chiusura del cerchio, dato che la Salmerón è stata una delle antagoniste principali, insieme a Cayetana e Ursula. Entrambe hanno perso la vita in circostanze tragiche e la stessa cosa potrebbe accadere per Enoveva. Nelle puntate spagnole, la Dark Lady ha fatto ritorno nel quartiere, dopo il salto temporale di 5 anni, al fianco del suo nuovo marito Aurelio. Fin da subito è stato chiaro che tra Enoveva e Aurelio non c'è assolutamente armonia, ma che al contrario la Salmerón non si fida di suo marito e vorrebbe liberarsi di lui. Lo scontro tra i due è apertissimo, mentre continuano ad aumentare le manifestazioni ad Acacias 38. Aurelio ha infatti aperto i laboratori Quesada e si è dimostrato sin dal principio senza scrupoli. Pur di ottenere una formula a lui utile, infatti ha sequestrato Rodrigo, un nuovo personaggio, minacciandolo di togliere la vita alla sua amata compagna. Contro la crudeltà dell'uomo si ribella l'intero quartiere, che inizia a organizzare manifestazioni anche di tipo violento. Aurelio non è scoraggiato e continua con l'attività dei suoi laboratori, ma la sua vita è in pericolo, così come quella di Enoveva. Secondo le indiscrezioni, però, a perdere la vita sarebbe proprio la Salmerón. Non è chiaro se durante le proteste o per mano di Quesada. Nel frattempo a vivere momenti difficili nel finale della soap è anche Felipe. Le sue condizioni di salute peggiorano sempre di più dopo essere stato vittima 5 anni prima dell'attentato in piazza.
Anche lui, secondo le ultime visite mediche a cui si è sottoposto, potrebbe essere in pericolo di vita e non ha ancora molti giorni davanti a sé. I protagonisti del gran finale sono anche Lolita e Ramon. La ragazza prova di nuovo amore nei confronti di Fidel dopo molti anni e questo ha fatto nascere dei forti scontri con Palacios. La pace tra i due sembra ancora lontana, ma potrebbe essere sancita con il finale. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace che sia stata registrata l'ultima puntata e che genere di finale vi aspettate? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.